mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. La sua voce, che per tanti anni in Italia e all'estero s'era levata a difesa della patria e per ammonire i governanti sul buon diritto del nostro paese a ricostituire la propria unità e dignità nazionale, si spense nella pace della casa di Sella di Valsugana. La notizia della sua scomparsa si diffuse tra l'accorato rimpianto e lo stupore della gente che intuì di avere perduto un amico e una guida. Con De Gasperi scompare non soltanto il maggior uomo politico italiano di questo dopoguerra, ma anche il più forte difensore della nostra democrazia. In un momento in cui la democrazia italiana è minacciata da tanti pericoli, la scomparsa di De Gasperi colpisce dolorosamente tutti gli amici della libertà. Queste le immagini della giovinezza, dedicata alla tenace lotta per riunire la propria terra all'Italia, che amò come irredento prima e come cittadino poi. Si maturò in lui allora l'appassionata dedizione alle libere istituzioni della democrazia e la certezza dei servigi che i cattolici avrebbero potuto rendere allo Stato. La lunga preparazione e le esperienze del Partito Popolare lo ispirarono dopo l'ultimo conflitto, nella rinnovata attività politica e nel suo incontro con le folle. L'Italia comincia un nuovo cammino. La Repubblica e i primi governi segnano questo sforzo di ripresa materiale e morale, perché nell'ordine e nel rispetto della legge ogni rancore si plachi e gli animi ritrovino la solidarietà nel lavoro e nelle speranze. Con De Gasperi, anziani e giovani di orientamenti diversi collaborano alla direzione politica del paese. Il capo provvisorio dello Stato, De Nicola, firma la Costituzione, frutto di un comune lavoro di tutte le forze democratiche del paese. Bisogna credere ed accettare totalmente e sinceramente che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto e che questo voto fa legge per tutti, salvi naturalmente i principi supremi della morale. In ciò consiste il regime di libertà. Da questa consapevolezza e da questo costume dipende se la Repubblica, che è il più perfetto ma anche il più difficile sistema di autogoverno, nascerà vitale, robusta. 18 aprile, dopo aver dedicato tutto se stesso nella campagna elettorale, si reca a votare. Nel suo animo e nel suo volto è la certezza di aver indicato agli italiani la strada per un pacifico rinnovamento. Una sicura maggioranza renderà più facile il compimento dell'opera nella democrazia e nella libertà. Sarà questo il viatico per il lungo cammino della ricostruzione su cui vogliamo e dobbiamo marciare. Il primo Parlamento della Repubblica elegge il capo dello Stato nella persona di Luigi Einaudi. De Gasperi presiede il nuovo governo, che subito si mette al lavoro per redigere il programma indicato dal voto degli italiani. L'Italia rientra nella vita internazionale. Il presidente del Consiglio si reca negli Stati Uniti. Sarà in questi viaggi che egli, con il suo personale prestigio, con la linearità della sua condotta e la sincerità della sua parola, ricreerà un clima di fiducia nel nostro paese e nella vocazione democratica del nostro popolo. La politica nazionale e internazionale, veramente democratica, non può essere né teatrale, né fatta a colpi, né di spillo, né di spettacolo, ma politica ricostruttiva, politica organica e riorganizzativa. È questa che sarà la politica dell'Italia di domani. Viva l'Italia! Continua l'opera di ricostruzione. La scoperta di nuove fonti di energia favorisce il formarsi di una più stabile economia nazionale. A Rho si inaugura, presente l'onorevole Gronchi, l'opera Filippo Meda, un pioniere della democrazia cristiana.
nella capitale consegna il premio Roma a Ungaretti e Betti, auspicando lo spirito di collaborazione tra politica e cultura. Nella ferma convinzione che il progresso in politica interna si ottiene intensificando i rapporti internazionali, lavorerà per l'unità dell'Europa con una passione ed una tenacia ammirate da tutti gli uomini politici del mondo. Nell'Europa unita e nell'Alleanza Atlantica vide il migliore coronamento della politica di collaborazione fra le forze democratiche nazionali. L'incontro delle esperienze storiche e politiche di tutti i paesi, la possibilità di affrontare quei problemi di sicurezza e di prosperità economica che isolatamente nessuno avrebbe potuto risolvere. Vide in particolare una speranza da additare ai giovani perché la traducessero pazientemente nella realtà del domani. Per l'80° compleanno di Don Sturzo rende omaggio al fondatore del Partito Popolare che preparò l'opera della Democrazia Cristiana. A Strasburgo si costituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. De Gasperi è eletto presidente dell'Assemblea. Abbiamo compiuto il primo passo che forse era difficilissimo, ma avremo un cammino ancora molto lungo, molto duro. Vi preghiamo di mantenere la fede e soprattutto di insistere nell'illuminare l'opinione pubblica. Il quinto congresso nazionale della Democrazia Cristiana concluse la sua partecipazione alla politica attiva. Lesse una relazione, considerata testamento politico e spirituale, che così sintetizzò ai nostri microfoni. Ogni sviluppo, ogni legittima espansione della nostra forza presente, ogni prospettiva di progresso, ogni speranza di considerazione può attendersi ragionevolmente solo da un nostro progrediente inserimento nel tessuto internazionale come fattore di sicurezza, di collaborazione leale, di partecipazione attiva. Inutile e pericoloso pensare e operare nel senso dell'isolamento. Siamo uno stato troppo periferico per sperare che la nostra stessa posizione geografica ci renda indispensabili, speranza che a torto o a ragione accarezzano certi circoli francesi. E siamo troppo deboli in materie prime e in risorse autonome per affidarci a una neutralità sicura nelle frontiere libere all'interno. Su tali premesse, la nostra decisione di aderire all'Alleanza Atlantica è stata ancora dettata da una chiara visione della realtà prima che dall'affinità di sentimenti e dalla identità delle preoccupazioni. Ma è soprattutto l'Unione Europea che sta in cima ai nostri pensieri e in testa ai nostri interessi. La Comunità Europea vuol dire la pace assicurata fra la Germania e la Francia. Vuol dire una modesta ma permanente funzione dell'Italia nel concerto europeo. Vuol dire l'apertura al mercato comune di lavoro e il graduale accesso alle comuni risorse. Vuol dire, se non la fine, certo la compressione degli egoismi nazionali e la liberazione delle energie popolari. Ritornato alla pace e alla serenità delle sue montagne, furono gli affetti familiari e i ricordi della passione politica ad allietarlo fino all'ultimo giorno. La commozione di allora ritorna oggi nelle parole degli uomini politici che lo conobbero e lo stimarono. A Matrai, nel Tirolo orientale, dove si trova con la famiglia, Leopold Figel ci ha detto: Am ersten Jahrestag des Todestages des großen italienischen Staatsmannes De Gasperi. Nel primo anniversario della scomparsa del grande statista, è con grande commozione che in veste di ministro degli esteri austriaco posso commemorare insieme con il governo italiano questo giorno ed esaltare il tenace spirito di collaborazione tra l'Italia e l'Austria che animava lo scomparso. Collaborazione che ebbe la sua più alta espressione nel Trattato di Parigi del 1946 e nello scambio culturale ed economico fra i due paesi. Zusammenarbeiten unserer beiden Staaten Ausdruck gefunden hat. Das Wirken und das Leben De Gasperis war dem Frieden und der Zusammenarbeit der europäischen Nationen gewidmet.
La vita e l'opera di De Gasperi sono stati interamente dedicati alla collaborazione fra le nazioni europee. Egli è stato un grande patriota per il suo paese, ma ha dato allo stesso tempo un forte contributo all'ideale europeo. E se oggi l'Europa può guardare ad un avvenire più sicuro, lo dobbiamo ad Alcide De Gasperi. Sono certo che lo spirito che lo animò sarà anche per l'avvenire una guida per la comprensione e la collaborazione tra l'Italia e l'Austria. È in questa certezza che noi, oggi in Austria, commemoriamo il grande statista nel primo anniversario della sua morte. Alcide De Gasperi ci è mancato un anno fa, ci ha detto a Parigi Robert Schuman. Ci ha lasciato in un momento in cui la politica europea attraversava una crisi, per risolvere la quale era necessario trovare una nuova via verso lo scopo essenziale. Ma il suo spirito rimane fra noi e in noi, e noi gli restiamo fedeli pur attraverso il dedalo delle iniziative spettacolari per la ricerca della pace. Instancabilmente tenderemo verso la realizzazione di una comunità spirituale fra le nazioni d'Europa. La tecnica da sola sarebbe insufficiente a creare solide basi per un tale legame. Essa deve essere guidata da un ideale umano che superi le considerazioni della paura e dell'opportunismo. Sono molto onorato, ha detto a Londra Harold Macmillan, di poter pronunciare stasera alcune parole in memoria di Alcide De Gasperi, nel primo anniversario della sua scomparsa. A lui soprattutto si deve l'impressionante ripresa che l'Italia ha compiuto nei 10 anni successivi al conflitto e il rapido ritorno al suo posto d'onore fra le nazioni. Potrei certo parlare a lungo della saggezza e dell'abilità con cui egli guidò gli affari italiani durante il difficile periodo postbellico. Potrei parlare degli ideali e della fede che lo spinsero a ricostruire dalla devastazione una nuova Europa e un mondo migliore. Ma sono queste cose a tutti note. Preferirei invece ricordare non tanto le opere, ma l'uomo. I prefer tonight just to say a word, not so much about what he did, but about what he was. Signor De Gasperi was personally well known to me. Conoscevo molto bene Alcide De Gasperi. Ebbi personale esperienza delle alte qualità che lo condussero a quella preminente posizione nella politica italiana e che gli permisero di guidare per tanti anni il suo paese con abilità e coraggio. To lead Italy with such skill and courage for so many years. I saw at first hand the determination, patience. Ho avuto modo di constatare nel corso di ripetuti contatti personali la determinazione, la pazienza, il tatto, la comprensione e soprattutto quella rara alta integrità morale che guadagnarono a De Gasperi il rispetto e l'ammirazione degli uomini politici di tutto il mondo. Sono fiero che mi sia stato concesso di rendere omaggio alla memoria di un grande statista e di un nobile uomo. Mi è caro ricordare, ci ha detto Adenauer, il presidente De Gasperi. Eravamo legati da personale amicizia, di quelle che non si dimenticano. È stato guida sicura dell'Europa. Un grande statista che nel lavoro e per il dovere ha speso l'intera esistenza. Alla Verna, nel primo anniversario della sua scomparsa, si è ricordato l'uomo, la fede, l'opera compiuta al servizio dell'Italia e della libertà. Ma dal 19 agosto di anno scorso, Alcide De Gasperi ha cessato di peregrinare e di bene operare tra noi. È il primo monumento che il popolo italiano erige a De Gasperi. Tra le tante memorie di questo monte, l'immagine di Alcide De Gasperi ricorderà i pellegrini che anch'egli pellegrino salì quassù per rincuorarsi nella fede e così con animo più deciso
e parola più sicura, confermare i concittadini nella certezza di un avvenire pacifico, laborioso e giusto per la nostra grande patria italiana. Siamo a Sella di Valsugana, la casa di Alcide De Gasperi, nascosta nel bosco di abeti e di chiare betulle, alle pendici dell'Ortigara e dell'altipiano dei Sette Comuni, pieni di ricordi del sacrificio di tanti italiani nella Grande Guerra. Ecco, qui mio padre si fermava a scrivere, a leggere, a preparare il lavoro. A lungo si fermava. Qui invece si tratteneva con i nipotini, con noi, con gli amici, quando aveva del tempo. Qui invece giocava a bocce con le persone che desideravano giocare, con gli amici che venivano a trovarlo. Giocava quasi tutti i giorni perché amava molto questo gioco e riusciva molto bene. Qui il presidente della ricostruzione moriva 25 anni fa. Un treno speciale ne trasportò a piccole tappe la salma a Roma. La partecipazione degli italiani fu vasta e sincera. La gente avvertiva il segno profondo che quest'uomo aveva impresso e avrebbe lasciato nella vita del paese. Romana De Gasperi, con amorevole cura filiale, da anni raccoglie scritti, discorsi, lettere, appunti inediti dello statista, che, correlati da preziose testimonianze in prima persona, offrono un sensibile contributo alla ricerca storica. Di recente ha pubblicato Mio caro padre, una lunga lettera al padre, alla ricerca delle radici più profonde e più vere del cristiano De Gasperi, dell'uomo prima ancora del politico. Signora, in questo libro lei sottolinea come quasi tutti i biografi di De Gasperi abbiano dedicato maggiore attenzione ai risultati politici della sua opera piuttosto che alle fonti spirituali del suo pensiero. Sì, non è difficile per un biografo che non abbia avuto una vita molto vicina a mio padre cercare di mettere in rilievo soltanto la parte politica, anzi è la parte più naturale, direi. Io mi sono chiesta a un certo punto, dopo aver raccolto appunto scritti e dopo aver raccolto discorsi e pubblicato, mi sono chiesta che cosa sarebbe rimasto di De Gasperi nel tempo, che cosa sarebbe rimasto più a lungo. E mi è sembrato da questa ricerca che la cosa che veramente non poteva essere distrutta da nessuno, ciò che veramente sarebbe rimasto di lui più a lungo era la sua situazione spirituale, cioè quello che era stato il movimento di tutta la sua vita, il fondamento di tutta la sua opera, sia politica che personale. Fino al 1918, cioè fino al crollo dell'impero Habsburgico,
De Gasperi era stato deputato della minoranza del Trentino alla Dieta di Vienna. Si professava cattolico e italiano, ma non aveva preso parte alle lotte del cattolicesimo italiano contro lo Stato liberale e neppure alle polemiche tra intransigenti e transigenti. Come Sturzo, come Meda, anche De Gasperi fu cattolico integro, devoto alla Chiesa e al Papa, senza pose e velleità modernistiche. Cattolico però, come osserva Gabriele De Rosa, con la piena dignità della sua funzione di laico, con un senso autonomo e orgoglioso delle sue responsabilità civili e politiche. Niente di più lontano da lui della mentalità del clericale. Così ai tempi del Partito Popolare e così durante tutta la sua leadership in seno alla Democrazia Cristiana. Tant'è che poco prima di morire affermava ancora: il credente agisce come cittadino nello spirito e nella lettera della Costituzione ed impegna se stesso, la sua categoria, la sua classe, il suo partito, non la sua chiesa. Ma alcuni ambienti cattolici considerarono il rispetto che De Gasperi aveva della libertà delle coscienze di troppa apertura verso il laicismo. Io credo che fosse un forte errore in questi ambienti cattolici di vedere la propensione verso il laicismo. La realtà era che De Gasperi si era formato in un impero cattolico, sì, ma che aveva sempre lasciata la più ampia libertà non solo a tutte le confessioni religiose, ma anche alle forme ateistiche, alle forme di libero pensiero. E egli comprendeva benissimo che anche muovendosi nell'Italia, che aveva delle tradizioni più schiettamente liberali, non si poteva assolutamente andare verso uno stato confessionale. Direi che il suo sforzo maggiore fu quello di trovare a questo partito di cristiani, o comunque di gente che voleva mettere il cristianesimo alla base della propria opera politica, trovare qualche cosa che li ancorasse alla storia italiana. E quindi ciò che vi era stato di laico nella storia italiana non doveva andare perduto. Ed ecco perché cercò sempre di trovare anche nella storia del Risorgimento degli appigli storici di personaggi che seguivano il cristianesimo, che si comportarono nel periodo del Risorgimento in modo libero, liberale, ed ecco perché si diceva allora, si chiamò qualche volta De Gasperi cattolico liberale. Certamente gli portò delle incomprensioni sia da gente anche di partito o da chi voleva vedere una posizione più radicale nel partito o una posizione più ristretta dal punto di vista cristiano e meno aperta verso gli altri. Ma non fu sempre superata, direi, questa posizione da mio padre con estrema libertà e con estrema serietà di coscienza e anche con una certa sicurezza. De Gasperi diventò presidente del Consiglio nel dicembre 1945, dopo la caduta del gabinetto Parri, durato appena 6 mesi. Nel giugno 1946 si tennero il referendum istituzionale che sancì la fine della monarchia e le prime libere elezioni politiche dopo il crollo del fascismo. Nessun partito era da solo abbastanza forte per costituire il governo. Il nuovo ministero formato da De Gasperi fu quindi ancora di coalizione e la sua struttura risultò dalla continuazione dell'accordo fra la Democrazia Cristiana e le sinistre, che speravano sempre in una prossima vittoria elettorale. La linea dei comunisti era assai precisa: non restare fuori dal governo e dalle amministrazioni pubbliche, essere presenti dappertutto, favorire la collaborazione fra i grandi partiti di massa. De Gasperi, d'altra parte, non intendeva far gravare sulla sola DC il peso del governo, in vista soprattutto della firma del trattato di pace.
L'Italia che usciva dalla guerra era materialmente e moralmente disfatta, alla mercé di un mondo che aveva sfidato con folle leggerezza e dal quale era stata clamorosamente battuta. Il crollo definitivo del fascismo aveva lasciato dietro di sé un popolo immiserito, diviso e disorientato. Il patrimonio della resistenza, accumulato con una lunga serie di eroismi e sacrifici, rappresentava un valore potenzialmente immenso sul piano del riscatto morale della nazione, ma pesava tuttavia ancora assai poco nei rapporti con i vincitori. A tutti gli effetti, l'Italia era una nazione vinta e ai confini Francia, Austria e Jugoslavia premevano per rettifiche di frontiera. Davanti ai delegati dei 21 paesi vincitori riuniti a Parigi per la conferenza della pace, De Gasperi difese l'Italia con dignità di accenti. Signor Presidente, signori ministri, signori delegati, prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. E De Gasperi aggiungeva: congresso di pace... Non corro io il rischio di apparire come uno spirito angusto e perturbatore che si fa portavoce di egoismi nazionali e interessi unilaterali? Signori, è vero. Ho il dovere, innanzi alla coscienza del mio paese e per difendere la vitalità del mio popolo, di parlare come italiano. Ma sento la responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica che, armonizzando in sé le aspirazioni umanitarie di Giuseppe Mazzini, le concezioni universalistiche del cristianesimo e le speranze internazionalistiche dei lavoratori, è tutta rivolta verso quella pace duratura e ricostruttiva che voi cercate e verso quella cooperazione fra i popoli che avete il compito di stabilire. Era il 10 agosto 1946. Lentamente, ma con tenacia, De Gasperi continuerà da allora a presentare e difendere il volto dell'altra Italia, che si ricollegava ai momenti del compimento dell'unità nazionale raggiunta con la vittoria del 1918 e al periodo inquieto ma fervido delle nuove dimensioni autenticamente popolari aperte alla politica italiana dal suffragio universale. Di questo periodo egli era stato un protagonista che aveva pagato di persona, con il carcere e la lunga e solitaria umiliazione durante tutto il fascismo, la sconfitta degli ideali democratici. Ma ora era il vinto di ieri che, come l'altra Italia riscattata dalla resistenza, raccoglieva sopra di sé il peso di errori non suoi, che riprendeva la sua vita politica là dove era stata brutalmente interrotta. Nella decisione de Gasperiana di continuare la collaborazione con i comunisti durante il suo secondo governo, influì maggiormente la questione del trattato di pace o piuttosto la discussione, anch'essa alle porte, sull'articolo 7, che doveva sancire l'inserimento nella Costituzione del concordato del 1929 tra Chiesa e Stato? Credo che sia difficile rispondere, perché penso che il volere l'approvazione del trattato di pace fosse veramente la cosa essenziale per poter usufruire degli aiuti di cui l'Italia aveva assoluto bisogno e fosse la cosa che stesse veramente a cuore. Viceversa, non penso che fosse del pensiero intimo di De Gasperi quello di volere l'ultima parte dell'articolo 7 della Costituzione, ossia di volere canonizzare i patti lateranensi. Ho le mie ragioni di credere, anche per le persone che conobbi allora, che questa sia stata un'imposizione dell'ultimo momento voluta dalla Santa Sede. Comunque sarebbe anche stato forse rischioso in quel momento di stabilire già l'allontanamento dei comunisti, che erano forse più forti di quel che non si possa oggi pensare.
In tutto il dibattito, De Gasperi ebbe parole di assoluto rispetto verso le minoranze religiose e non tralasciò mai di sottolineare le conseguenze politiche dell'articolo 7, che, a suo avviso, impegnava tra l'altro il clero alla fedeltà verso la Repubblica. Togliatti annunciò il voto favorevole, affermando che i comunisti non intendevano scatenare una guerra di religione fra le masse popolari in un paese a maggioranza cattolica. Grazie al voto comunista, l'articolo 7 fu così approvato, ma con l'opposizione dei socialisti, dei repubblicani e degli azionisti, contrari a che un trattato di carattere internazionale venisse inserito nella Costituzione repubblicana. Ma bisogna partire dal fatto che De Gasperi usò degli argomenti importanti ma pesanti per chiedere il voto favorevole. E mi viene in mente ora il fatto che disse che che lo Stato italiano e il nuovo Stato italiano era una creatura fragile, che bisognava difendere la pace religiosa nei termini in cui la Chiesa voleva, e che non si poteva rinunciare all'appoggio del clero al nuovo Stato. C'era un elemento di sorpresa rispetto a quello che era stato il comportamento in assemblea del PC su questa questione fino a pochi giorni prima, e questo naturalmente provocò un certo turbamento, ma la linea generale che si manifestava concretamente in questa decisione di votare a favore dell'articolo 7, cioè dell'inclusione dei patti lateranensi nel testo della Costituzione repubblicana, questa linea era stata preparata da lungo tempo, dai discorsi di Togliatti e da tutto il comportamento del Partito Comunista dal 44 al 47. La decisione a favore dell'articolo 7 dava però una prova concreta che questa politica veniva applicata anche ad alti livelli della politica nazionale. La strategia delineata da Togliatti, pur nella sua doppia anima non risolta, mirava a fare del PC un partito legalitario. Adesso guardavano le masse più radicalizzate, specie al nord, convinte che al momento giusto il partito avrebbe abbandonato ogni tatticismo per instaurare una dittatura del proletariato secondo il modello sovietico. Il PC, inoltre, era solidale con il regime staliniano, con la politica estera di Mosca, con le tecniche che avevano portato al potere i comunisti nei paesi dell'est, e non riusciva o non voleva controllare i sempre più numerosi episodi di intolleranza degli elementi più estremisti della sua base. Oggi, a distanza di oltre 30 anni, noi vediamo con chiarezza che la strategia togliattiana era una vera strategia, ossia una visione di lungo periodo volta ad inserire il Partito Comunista nella democrazia italiana. A ridosso degli eventi, all'interno dello stesso Partito Comunista, la si concepiva piuttosto come una tattica. Tuttavia bisogna distinguere, il giudizio non era uguale, identico in tutti gli ambienti. Negli ambienti cosiddetti intellettuali di Azione Cattolica, Fuci, Movimento Laureati, si era convinti della necessità, per affrontare la crisi e la fase della ricostruzione, di una collaborazione. Viceversa, negli ambienti di massa di Azione Cattolica, pensiamo al quotidiano, giornali che esprimevano queste posizioni più diffuse, si puntava piuttosto a trasferire la incompatibilità di principio in incompatibilità anche di collaborazione. E questo ha dato luogo naturalmente a grosse tensioni e grosse difficoltà sul piano politico. E De Gasperi qual era il suo... De Gasperi certamente sul piano dei principi era fermissimo in questa visione della incompatibilità ideologica, ma in De Gasperi non c'è mai il cortocircuito dai principi alla scelta politica. De Gasperi è un uomo politico, e quindi la visione di che cosa politicamente poteva dare la collaborazione con i comunisti in De Gasperi è molto chiara. Cosa poteva dare? Doveva dare un contributo importante al momento costituente, al momento della fondazione del nuovo Stato. La scissione socialista di Palazzo Barberini colse De Gasperi mentre si trovava negli Stati Uniti per concordare importanti aiuti economici all'Italia. Modificatisi i rapporti interni ai partiti di governo, al suo rientro si dimise e formò un nuovo ministero,
sempre con la partecipazione di comunisti e socialisti, ma con un ruolo indebolito. Intanto, benché i comunisti fossero al potere, nel paese essi si mobilitavano come forza di opposizione, specie contro i democristiani. Collaborazione in seno al governo e lotta ormai aperta nel paese. La divergenza tra i fini dei due partiti era troppo sostanziale perché la cooperazione potesse durare a lungo. Alla fine del maggio 1947, De Gasperi compì un'altra svolta decisiva. Dopo una nuova crisi, formò il quarto ministero, escludendo questa volta socialisti e comunisti. Si chiudeva così quella collaborazione governativa tra i grandi partiti di massa sorta durante la resistenza dai comitati di liberazione nazionale. Quali le cause della rottura del tripartito? Togliatti considerò la rottura del tripartito come un fatto gravissimo che poteva influire sulla storia d'Italia in modo molto negativo e sulle vicende del movimento operaio come un mutamento di obiettivo molto importante. In un primo momento pensò che le elezioni del 1948 avrebbero potuto riproporre su nuove basi il problema dell'unità nazionale. Ma lo stesso risultato delle elezioni lo convinse, ed era evidente che c'era un elemento di illusione nella sua prima posizione, lo convinse che la ricostituzione della possibilità di giungere di nuovo a un processo di unità nazionale che potesse risolvere i problemi del paese era un processo lungo e difficile che richiedeva delle lotte accanite. Nel settore della sinistra c'è la delusione per l'insuccesso relativo delle elezioni del giugno 1946. E nella base esplodono le contraddizioni della famosa doppiezza comunista, ossia sono anche gli storici marxisti che hanno messo in evidenza questo. Dopo il febbraio si attende l'ottobre, come nella rivoluzione russa, si pensa che debba ormai giungere la famosa ora X, si debba passare alla rivoluzione sociale, non più solo alla affermazione, alla creazione della Repubblica Democratica, diciamo. E questo come si manifesta? Si manifesta, lo vediamo adesso con chiarezza, dai documenti ai quali ora si può accedere. Da qualche tempo si possono vedere i documenti anche del 46, 47 fino al 48, vero? Ecco, nell'Emilia soprattutto, nell'Emilia Romagna, in Toscana, abbiamo una esplosione di violenze che in larga parte sono legate a questo stato d'animo della base comunista. Occupazioni, rappresaglie, assassini politici in misura che è davvero impressionante. Non c'è dubbio che questo provoca un contraccolpo nell'opinione pubblica e quindi esaspera quelle reazioni che si manifestano dall'altra parte. Dall'altra parte cosa accade? Si sono fatti i conti, ossia si è visto nelle elezioni che sarebbe possibile teoricamente una maggioranza di destra. Una Democrazia Cristiana alleata con i gruppi di destra avrebbe all'Assemblea Costituente la maggioranza. E quindi quelle forze che vedevano con disagio, con difficoltà, guardavano con difficoltà a questa collaborazione con i partiti della sinistra, tendono a rafforzare adesso la loro rivendicazione di una svolta politica radicale. E io stesso ho pubblicato un documento significativo di questa situazione che riguarda addirittura la posizione del Vaticano, dello stesso Pontefice, il documento di un colloquio, si tratta di un appunto di De Gasperi, di un colloquio fra De Gasperi e Monsignor Montini, che viene evidentemente in nome del Papa a comunicare che non è più ammessa, siamo nel novembre del 1946, la collaborazione con i partiti della sinistra. Questo mi pare il segno di un orientamento che è maturato e al quale è difficile naturalmente per De Gasperi resistere. Tutto questo si intreccia con il logoramento del quadro internazionale e con ormai l'incipiente guerra fredda. È il periodo in cui la guerra fredda sta avanzando, in cui gli americani assumono la leadership della ricostruzione sia economica che politica dell'Europa occidentale e in questo quadro credo che si debba collocare la scelta che De Gasperi fa. Tutti i governi europei sapevano di dover contare per la ricostruzione delle economie sull'appoggio statunitense e in questo quadro la scelta che era stata fatta in precedenza sulla base delle lotte antifasciste
del tripartito era una scelta che non aveva più una logica politica sostanziale, e in questo senso credo che De Gasperi abbia tirato le somme, tanto più che dietro all'esclusione dei comunisti e dei socialisti dal governo vi erano fatti come l'ascesa di Marshall alla carica di segretario di Stato, l'enunciazione della dottrina Truman, i contrasti sempre più forti fra Unione Sovietica e Stati Uniti. L'Italia era naturalmente inclusa nel blocco occidentale per la sua situazione geografica, sociale, politica. De Gasperi ne tenne coerentemente conto. Invece il parteggiare dei comunisti per l'Unione Sovietica rendeva impossibile la continuazione della collaborazione governativa con i partiti che si schieravano con le democrazie occidentali. In questo clima si svolsero le elezioni politiche del 18 aprile 1948. Al Fronte Popolare Socialcomunista nacque molto il colpo di Praga, con cui i comunisti avevano 2 mesi prima conquistato il potere in Cecoslovacchia grazie all'appoggio sovietico e delle masse operaie, senza elezioni generali ed essendo una minoranza. Un sostegno alla DC venne dagli alleati, che nel marzo avevano preso l'impegno di restituire all'Italia il territorio libero di Trieste. I risultati elettorali rovesciarono la situazione parlamentare. La DC conquistò la maggioranza assoluta alla Camera. De Gasperi avrebbe potuto formare un governo monocolore, ma la consapevolezza della vastità dei problemi da risolvere, la convinzione profonda della necessità di non interrompere il dialogo con le altre forze democratiche, l'impegno assunto sin dall'inizio di superare gli storici steccati, portarono De Gasperi a ricercare sempre e a far accettare alla DC il valore della collaborazione con liberali, repubblicani e socialdemocratici. Nasceva il quadripartito, che caratterizzò tutta una fase della politica italiana del dopoguerra. Dopo il 18 aprile, il fatto che la DC fosse in grado di governare da sola creò notevoli problemi a De Gasperi. Il gruppo di Dossetti chiedeva che, per attuare realmente il suo programma, la DC si assumesse da sola tutte le responsabilità di governo. Dossetti sentiva molto il partito e aveva molto fiducia nel partito e pensava che la Democrazia Cristiana da sola, su questo motivo nasce la rivista Cronache Sociali, la rivista di Dossettiani, vero? Potesse assumere l'eredità del tripartito e portare avanti quel programma di rinnovamento dello Stato, della legislazione italiana, che era l'eredità in qualche modo della resistenza, della lotta antifascista. De Gasperi sentiva molto l'opinione pubblica e sapeva che dietro la Democrazia Cristiana c'erano frange consistenti di un elettorato moderato, diciamo pure di un elettorato di destra, e temeva che questo far da soli potesse significare per la Democrazia Cristiana restare in qualche modo invischiati da queste forze, da questi gruppi di opinione. De Gasperi temeva soprattutto che si ricadesse nel famoso storico steccato, gli storici steccati di cui ha parlato, ossia il rischio che una DC, una Democrazia Cristiana da sola, non desse quell'immagine del superamento della contraddizione laici-cattolici che aveva caratterizzato altre fasi della nostra storia e che De Gasperi voleva ad ogni costo fosse superata nella nuova stagione repubblicana. De Gasperi aveva assistito al dramma delle 2 guerre mondiali. Aveva visto il crollo non soltanto di un nazionalismo disumano e revanchista, ma anche di quel sistema delle sovranità assolute a misura nazionale che per tanti secoli aveva lacerato il continente. Protagonista dell'inquieta vicenda mondiale non era più l'Europa dalle frontiere mobili e in perenne pericolosa contestazione. Protagonisti erano ormai i grandi spazi economici e politici reclamati dal gigantismo industriale, dalla stessa evoluzione della tecnica bellica, dalla ferrea logica dello sviluppo economico. Così l'unità dell'Europa diveniva per De Gasperi la condizione della sua sopravvivenza fisica,
della sua individualità e libertà, del suo sottrarsi al rischio sia del satellitismo sovietico, sia della rivincita nazionalistica. La nostra decisione di aderire all'Alleanza Atlantica è stata ancora dettata da una chiara visione della realtà prima che dall'affinità di sentimenti e dalla identità delle preoccupazioni. Ma è soprattutto l'Unione Europea che sta in cima ai nostri pensieri e in testa ai nostri interessi. L'europeismo de Gasperiano non fu mai viziato dal romanticismo, dalle velleità e dall'astrazione che avevano alimentato l'ideale europeo delle generazioni precedenti. Era strettamente legato al presente. Si fondava sugli insegnamenti della storia recente e si sostanziava della realtà interna e internazionale quale si presentava ogni giorno. L'Europa doveva essere sovranazionale per debellare definitivamente ogni egoismo nazionalistico, esasperato e irrazionale. Atlantica, alleata degli Stati Uniti, di cui voleva che divenisse partner con uguali diritti e doveri. Libero scambista, contraria ad ogni autarchia e protezionismo. Molti hanno sempre presente il collegamento fra le grandi figure dell'europeismo, De Gasperi, Schumann e Adenauer, ma non si ricorda un'affinità notevole, per esempio, fra De Gasperi e Schumann. Ambedue erano nati e avevano vissuto in zone di confine, De Gasperi nel Trentino, Schumann nell'Alsazia. Conoscevano i problemi dei conflitti fra le grandi potenze, l'avevano sentiti, vissuti questi problemi. Inoltre conoscevano i problemi delle minoranze. E al di là di queste, diremo, affinità politiche, c'era una profonda affinità spirituale, ideologica. Erano ambedue dei cattolici militanti che sentivano l'importanza del messaggio cristiano per garantire la pace fra i popoli. Sotto il fascismo, la produzione, difesa da elevati dazi doganali e dai contingentamenti, non aveva subito le verifiche dei confronti internazionali. La politica di potenza del fascismo aveva trovato applicazione esasperata in campo economico attraverso un rigido sistema autarchico. Il sistema produttivo italiano era uscito dalla guerra duramente indebolito e con un elevato grado di arretratezza tecnologica. L'alternativa era quella di inserire l'economia distrutta dalla guerra nel circuito del mondo occidentale. De Gasperi fece chiaramente la sua scelta per la libertà su tutti i piani e anche su quello economico, d'intesa con Luigi Einaudi e Ugo La Malfa. Furono proprio queste scelte ad aprire le porte allo sviluppo e alle modernizzazioni degli anni 50. Ultimata la ricostruzione, prima di ogni ottimistica previsione, De Gasperi riuscì, in effetti, a condurre l'economia italiana verso nuovi traguardi di produzione e di occupazione. Nel giro di pochi anni dopo la sua scomparsa, l'Italia si presentava come uno dei paesi dal più rapido e intenso progresso economico. La nostra società, prevalentemente agricola quando De Gasperi l'aveva ereditata dalla distruzione bellica, già nel corso degli anni 50 si poteva ritenere irreversibilmente avviata verso la trasformazione industriale. Non mancarono le polemiche, che in parte durano ancora oggi, tra studiosi di diversa formazione ideologica, e spesso si mosse a De Gasperi l'accusa di non avere impostato una politica di riforme e di mutamenti radicali. Naturalmente nel dibattito influiva la polemica politica e si sosteneva che il programma di De Gasperi fosse condizionato dalla rottura operata con le sinistre. A tal riguardo, lo storico socialista Massimo Salvadori afferma infatti che il centrismo quadripartito si caratterizzava come un cartello dei no, in cui i partiti di governo, se erano uniti nell'anticomunismo, non lo erano invece, se non in modo relativo, di fronte ai problemi di politica interna. La fine della leadership di De Gasperi giunse con le elezioni del 1953. Amareggiato per le violente polemiche sorte attorno alla legge elettorale maggioritaria, la cosiddetta legge truffa, da lui patrocinata alla ricerca di una stabilità dopo l'erosione subita dai partiti di centro nelle precedenti amministrative, si dedicò interamente alla Democrazia Cristiana
di cui era stato eletto segretario. In questa veste continuò a battersi, come aveva sempre fatto, per l'unità del partito, considerandola una condizione necessaria per la sua autonomia e per la stessa possibilità di svolgere un proprio programma. Solo se siamo uniti siamo forti. Se siamo forti siamo liberi, e solo se siamo liberi di agire possiamo sviluppare il nostro piano di rinnovamento, convogliare le forze costruttive della nazione, scegliere i nostri compagni di viaggio per libera volontà, per affinità di tendenza, per comunanza di programmi di azione, per una comune associazione di interessi, per una visione comune di riforme. Se siamo divisi o indeboliti dalle nostre discordie, diventiamo schiavi della situazione parlamentare. Non sarà più il nostro pensiero programmatico che creerà congruenze e convergenze, ma sarà la situazione parlamentare, la ferrea necessità di avere un governo che ci costringerà a qualunque coalizione, senza condizioni. Resta il valore della sua lezione civile. Ogni serena riflessione storica di critici o di sostenitori non potrà comunque trascurare la costante operosità e la testimonianza anche morale dell'azione di Alcide De Gasperi. Così, appena un anno prima di Via Caetani, l'aveva sintetizzata Aldo Moro. Da De Gasperi ci vengono il monito ad una grande fermezza nei principi e insieme ad una intelligente duttilità nell'azione politica, l'invito a considerare la democrazia non solo come intangibile patrimonio del nostro vivere civile, ma anche come un fatto morale, uno straordinario esempio di coerenza interiore, larghezza di vedute ed apertura al dialogo. L'insegnamento di una sapiente commistione di coraggio, prudenza, rigore, accorto calcolo politico e soprattutto di una grande serietà. Egli non può essere certo dimenticato e la sua vicenda politica non è chiusa, ma in fondo continua. Mezzo questo popolo martoriato e schiacciato quasi dai problemi economici, troppi predicarono l'odio. L'odio della demolizione o l'odio della rappresaglia. Ma il popolo italiano ha bisogno di fraternità e di amore.